un brutto presentimento. In cima all'altura! Cerca un grosso portale! Dirmi dei lupi, Whitman. Davvero incredibile. Le conosco. Sono simboli rituali. La figura femminile mi colpisce molto. È stata realizzata di recente. Di sicuro dagli isolani, che a giudicare dai relitti sono giunti qui come noi naufragando. Straordinario. Speriamo di non diventare assassini come loro. Prova ad azionare quell'altro. Manca la maniglia. Insieme. Merda. Niente da fare. Devo trovare qualcosa di più robusto per girare. Qui intorno ci sarà qualcosa di utile. Incredibile. Thank you.
funzionerà. Me ne servono altri. Bene, dovrebbero bastare. Sistemiamo questa piccozza. Sei Lara? Proviamo ad aprirlo? Proviamoci, Whitman. Io sono pronto. Quella figura femminile, considerata l'epoca dei simboli, potrebbe essere la regina del sole. Himiko, adesso inizia a parlare... Whitman. Beh, è fuori dubbio che detenesse un grande potere. Sciamanico per alcuni. Elementale. Tutte le donne potenti prima o poi vengono accusate di stregoneria. Non scarterei alcuna ipotesi, per quanto irrazionale. Gli uomini hanno ancora molto da imparare sul mondo. Ora parli come mio padre. Ci aspettano scoperte eccezionali. Se riusciremo a raccontarle. Incredibile. È Himiko. Ma guarda, la ciotola, le candele. Perché continuano a venerarla? Quest'isola doveva far parte di Yamatai. Avevi ragione, Lara. Il regno perduto. È come trovare Atlantide. Con la sola differenza che è reale, non è un mito. No, questa è una miniera d'oro. Venite, presto. I vostri amici stanno male. Già, forse a causa loro. Indietro. Non c'è da fidarsi. Sei ancora armato? Non voglio guai. No. Vi seguiremo. No. Ma solo se promettete che ci condurrete dal vostro capo. Che stai facendo? Taci. Ci penso io. No! 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 Lasciatemi! Vai, vai con loro, Lara. Fai come dicono.
Дай мне пистолет. Иди. Пошла. И все это. Тихо! Лара! Нужно спускать, мочи! Лашетели стали бипреку! Я сказал, а ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Капа! Капа, Лара! Окружите! Окружить! Только попробуй рыпнуться. Мочите их! Пьяно. Добавили субиту. Пьяно. Если эти не захотят, здесь тихо. Вали все. Allora? Allora cercala. Oddio. Eccola! Кукла. От меня не уйдешь. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех встану. Эй, ты! Проходи давай! Лучше не зли меня. Я всех встану. Она тоже была порадочной стервой. Ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех предавлю. Она тоже была порадочной стервой. Ugh!
Oddio! Qualcun altro! Andata giù di là! Non so! Straniera, vieni subito fuori! Non puoi sfuggirci! È armata! Del fumo che si alza dalle rovine. Stai bene? Oddio, sono nei guai, Rob. Ammazzano la gente. Cosa? Chi? Uomini.
Non so perché. Ne ho uccisi alcuni. Non ho avuto scelta. Non deve essere stato facile. Invece non sai quanto. Devi avvertire gli altri, Rot. Per adesso non pensare a loro. Fai il possibile per raggiungermi, Lara. Ci proverò. Poi ci si risveglia dagli incubi. Ma questo sembra non finire. Vuol dire che non è un incubo. Che sono davvero qui a fare queste cose. Non pensarci, Lara. Non adesso. Non serve. Non so che fine abbia fatto il resto dell'equipaggio. Spero stiano bene. Devono star bene. Devono. Non capisco cosa stia succedendo in questo posto. L'importante è che Rot trovi il modo di riportarci tutti a casa. Luglio 1982. Sono passati alcuni giorni dallo schianto dell'aereo. Per la seconda volta abbiamo cercato di salpare, con risultati disastrosi. Sapevo che sarebbe successo. Esattamente come la prima volta, il mare si è ingrossato all'improvviso. Appena abbiamo preso il largo, si è alzato un vento potentissimo seguito da un'onda colossale. La nostra scialuppa è stata gettata violentemente sugli scogli come un giocattolo. Sono morti in due. Un altro è gravemente ferito. Gli altri sono nel panico e mi implorano di escogitare un piano. Ne ho uno, ovviamente, ma non include loro. Sono deboli e stupidi. In questo luogo avrebbero comunque vita breve. Ho suggerito di compiere un ultimo tentativo, ma senza di me. Sarebbe un suicidio. Questo è ormai evidente.
chiamato padre Mattias. A te. Cos'è stato? Veniva da lì. Come on, 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 come on
Dopo che le onde ci spinsero a riva, pioggia e vento ci martellarono per giorni. Non potevamo costruirci un riparo né cercare cibo. Non riuscivamo a muoverci, come se una mano gigantesca ci tenesse inchiodati lì. Appena la tempesta sembrò placarsi, padre Mattias giunse da noi. Era calmo, parlava sottovoce, sembrava conoscerci, i nostri nomi, da dove venivamo. Si rivolse a noi nella nostra lingua e noi l'ascoltammo mentre ci confidava la verità sull'isola. Ci mise davanti a una scelta: sopravvivere o morire. Alcuni scelsero di opporsi a lui e padre Mattias li uccise a sangue freddo. Non sembrava astioso né malvagio, ma calmo e risoluto. Con i piedi nella sabbia e il sangue dei miei compagni che mi grondava dalle mani, capii che mai mi sarei opposto a lui. Un ventaglio di seta. Poteva appartenere a una nobildonna come a una popolana. I samurai lo usavano per impartire ordini in battaglia. Molto robusto. Credo sia...
Per fortuna sei vivo. Ma quale fortuna? Però anch'io sono felice di vederti. Mi spiace, te l'hanno conciata proprio male. Niente di che. Hai avuto notizie degli altri? Niente. Ehi, che cosa stai facendo? I lupi hanno preso il mio zaino. Dentro c'è la trasmittente della scialuppa. Senza non potremmo mai lasciare questa maledetta isola. Ho capito, ma a te servono bende, morfina, antisettici. È tutto nello zaino. Infatti, vieni. Vieni. No! Voi del nord e la vostra testa dura. Ok. Piano. Grazie al cielo, ancora vivo. Cosa sto facendo? Lo zaino è là dentro.
Kamakura. Che facesse tutto parte di Yamatai. Doveva essere di un marine americano. Chissà. Questi segni sono i nemici uccisi o gli alleati morti. A ogni modo, gli serviva un drink. Thank you.
dentro. Ora ti rimetto in sesto. Serale al Nine Bells. Le risse da bar sono ben peggiori dei lupi. L'hai trovata? Bel lavoro. Quindi, a questo punto dovremmo portarla in cima all'antenna. È il solo modo per trasmettere un segnale forte in ogni direzione. Ascolta, Lara. Dobbiamo inviare un SOS. In queste condizioni non posso arrampicarmi. Già, temevo proprio che l'avresti detto. Puoi farcela, Lara. Dopotutto, sei una Croft. Forse non quel tipo di Croft. Invece sì. Solo che ancora non lo sai.
Allora spero di scoprirlo presto. Stai molto attenta, Lara. La piccozza su quelle rocce laggiù. Ora ringrazio Rot per tutte le scarpinate e le scalate che mi obbligava a fare. È come se mi stesse preparando a tutto questo. È evidente che l'isola è abitata. C'è una comunità organizzata che uccide e recluta nuovi seguaci. Perché sembra una specie di culto. Cosa vogliono? Cosa cercano di preciso?